Ancora buongiorno agli amici di Ante, siamo passati dal cinema, lo spettacolo, a quella che è la nostra attualità, cioè il turismo, quindi abbiamo due validissime persone, una che è già venuta altre volte, ormai di no, è di casa qui da noi, Giuseppe Ricci, presidente di Pitalia, insieme a Luca Buttafogo, buongiorno Luca, prima volta ai nostri studi, che rappresenta un po' il valore aggiunto della nostra Riviera, perché è chi controlla il mare dal 2002, giusto Luca? Sì. Giuseppe, allora come sta andando? Penso che il servizio che fa Luca con la sua squadra è il valore aggiunto per voi. Sì, sicuramente è una valenza turistica proprio sammettese, ma io penso che sia anche a livello nazionale. Io posso dire della nostra zona, della Riviera delle Palme, tra Cupra, Grottammare, San Benedetto, che con loro effettivamente si fa un bagno sicuro, un bagno tranquillo. Certo. E da anni hanno un'esperienza oramai. Riescono a selezionare i migliori ragazzi e ragazze, esatto, che fanno questo servizio. È importante perché avere dei ragazzi di 16, 17, 18 anni istruiti bene fa sì che anche gli stessi assistenti bagnanti non incorrano in qualche inghippo, in qualche situazione scabrosa. Certo. Loro con l'addestramento che appunto gli viene fatta dagli amici qui dei balneari riescono veramente ad affrontare qualsiasi mare nella massima sicurezza personale. Sentiamo Luca. Sì. Allora, giustamente sono rimasto, anche perché ormai conosco te e la tua squadra, però pensare che questo è il 16° anno, cioè gli anni passano, quindi vuol dire che è un qualcosa che a chi amministra la nostra Riviera, insomma, dai una massima sicurezza, perché è come l'evento, se è fine a se stesso, si fa una volta e si fa più, vuol dire che non ha avuto un buon riscontro, ma se tu sono 16 anni vuol dire che quello che tu riesci a dare alla collettività ha un valore. Sì, senz'altro, poi questo spetta un po' all'utenza in generale e dirlo ai concessionari di spiaggia, certo, soprattutto, certo, ai quali noi ci siamo rifatti partendo dal basso, appunto dall'inizio, anche se avevamo dell'esperienza, noi che abbiamo creato questa realtà eravamo veramente pochissimi e poi mano a mano ci siamo strutturati e ingranditi, ma solo grazie all'apporto dei concessionari. Certo. La loro esperienza, la loro consiglia, la loro vita vissuta sul posto. Ti chiedo, nel corso degli anni, quindi mi stai facendo capire che hai sempre di più accresciuto anche il valore dei collaboratori, nel senso, se hai iniziato con poco, adesso quanti ne hai a disposizione? Ma noi abbiamo tutta la provincia di Ascoli Piceno, perché poi dallo scorso anno ci hanno chiamato anche da Porto San Giorgio fino a Lido di Fermo, copriamo quella fascia. Quindi, hai quante persone indicativamente? Indicativamente abbiamo più di 100 postazioni, perché abbiamo tra San Benedetto, Grottammare e Cupra una 75ina e poi proseguiamo con altre 40 nella zona di San Giorgio. Fermano. E quindi ripeto, siamo cresciuti mano a mano, ci siamo specializzati, poi anche con il fatto che le ordinanze, le misure di sicurezza ogni anno erano sempre più, giustamente, più restrittive, esatto. E richiedono sempre più professionalità, noi ci siamo specializzati anche da un punto di vista del soccorso e ogni anno abbiamo accresciuto la nostra professionalità appunto con dei corsi di formazione, certo. E specializzandoci anche da un punto di vista di soccorso, esatto, medico, esatto, di primo intervento, perché poi alla fine per quel poco che possiamo fare nel primo intervento poi arrivano i professionisti del 118 che prendono in mano. Però intanto avete una presenza costante sulla pattiglia. Seppur un lavoro stagionale, cerchiamo di formare durante la stagione invernale sempre nel miglior modo possibile, con degli aggiornamenti, i ragazzi che appunto per questa stagione breve ma seppur intensa la stagione vanno a trovarsi in fronte alla situazione di emergenza. Esatto. Il tutto inizia quando, Luca? L'ordinanza regionale prevede l'inizio obbligatorio del servizio di salvataggio che va nel primo weekend di giugno, poi si ferma per una settimana e rinizia dal secondo weekend di giugno continuativamente fino alla prima domenica di settembre. Quindi un bel rapporto di
persone, mare, tutte quelle che sono le attività recettive. Sì. Noi cerchiamo di puntare molto anche su questo, anche sull'accoglienza, sulla la buona educazione, il rispetto soprattutto delle regole, esatto, sulla corretta balneazione, perché poi cerchiamo di, anche con i concessionari in accordo, di dare anche una presenza, un'educazione, una sorta di rispetto delle regole primarie, che può andare dal evitare di sporcare la spiaggia, esatto, esatto, come esatto, anche di evitare di farsi il bagno oltre le zone consentite, esatto, o nei momenti più... C'è una regolamentazione di, cioè, mentre una volta c'era qualcuno che diceva noi sole e mare, però va anche quello gestito in una maniera migliore per evitare qualsiasi tipo di problema. Sì, soprattutto perché una volta l'affluenza era decisamente minore rispetto, esatto, a quella che abbiamo adesso. Adesso abbiamo dei weekend e anche con il cambio delle temperature che sono molto più elevate rispetto a tanti anni fa, esatto, nelle quali prima si rispettavano di più le stagioni. Autunno, due mesi canonici, adesso si passa dall'inverno all'estate piena. In un batter d'occhio, sì. E l'affluenza è improvvisa e molto imponente sulla spiaggia, certo, quindi poi le situazioni sono varie, esatto, e possono verificarsi le cose più inaspettate. Diciamo. L'ultima domanda, poi chiudo con Giuseppe. Ti chiedo, il servizio mi pare che sia quotidiano, giorni feriali e festivi, sì, da, sì, con un orario ben preciso, giusto? Ben preciso. Anche qui la regione stabilisce degli indici obbligatori dalle 10 alle 18. E poi sia i comuni di San Benedetto, Grottamare e Cupra hanno allargato questa forbice e quindi garantiamo nel periodo di maggior affluenza oppure di maggiore diciamo, impegno nell'alta stagione, una copertura maggiore a questo. Quindi state più, c'è una presenza maggiore, sì, sulla, sì, battigia. Sì, certamente. Per esempio a Grottamare, faccio un esempio, nei periodi di, diciamo, che vanno da metà luglio fino a Ferragosto si prosegue nel weekend il servizio fino alle 19. A San Benedetto inizia un'ora prima, la mattina alle 9:30, appunto perché c'è più affluenza in questo, certo, periodo, certo. A Cupra Marittima lo stesso, quest'anno stiamo sperimentando la fascia di iniziare una mezz'ora prima o se non un'ora prima la mattina e poi alternarla con delle postazioni. Quindi diciamo una presenza proprio massiccia, quotidiana. Sì, sì. Ok Luca, grazie, in bocca al lupo. Giuseppe, per chiudere Io vorrei aggiungere, sì, che abbiamo noi quindi nella nostra zona una particolarità, un rafforzamento al lavoro che fanno gli assistenti bagnanti e l'assistente bagnante a terra. Esatto. In ogni concessione ci sono più di uno, anche diversi personaggi, tra il bagnino, il proprietario, che annualmente vengono addestrati ad essere idonei non a fare gli interventi in mare, ma a essere di supporto al bagnino in mare. Esatto, esatto. Quindi, esatto, quando il bagnino che fa un intervento per continuare il suo lavoro non perde tempo ad assisterlo, ma lo lascia nelle mani delle persone che sono state addestrate per questo, certo, 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 per intrattenere il malcapitato, chiamare eventualmente le ambulanze, tutto, esatto, quello, allertare un po' tutto quello che occorre a seconda, certo, della gravità del momento. E è in grado anche di intervenire. Questo è un particolare che abbiamo localmente e si chiama, appunto, viene rilasciato un brevetto di assistente a terra e tutti poi i concessionari di spiaggia frequentano questi corsi e imparano anche tutte quelle situazioni che si possono creare di malessere sulla spiaggia, dalla puntura del pesce ragno come alla medusa, esatto, come vanno trattati, perché spesse volte magari non sapendo alcune cose si peggiora, esatto, la situazione del marco, non sapendo come intervenire, non sapendo, certo, come intervenire. Quindi noi facciamo questi corsi di aggiornamento tramite l'ITB Italia, certo, che è la nostra associazione, e portiamo avanti questi discorsi. Ma c'è anche di più. Noi, oltre all'assistente a terra, abbiamo anche dei servizi aggiuntivi, tipo il bagnino itinerante. Noi, oltre alle postazioni, quando ci sono in maggiore afflusso,
si mettono a disposizione dei bagnini itineranti che camminano. Certo, non stanno sulla postazione fissa, ecco, bensì sono di aggiunta. Di aggiunta, capito? Quindi alcuni accorgimenti sempre per far star bene la collettività. Guarda, sicuramente io vi posso garantire l'amicizia poi che ci lega con questi assistenti bagnanti e questi organizzatori della cooperativa, insomma, negli anni si è rafforzata sempre e c'è una collaborazione ormai, è una cosa, è come se fossero anche loro nostri soci, esatto, ecco, nel portare avanti le nostre anche ricerche. Perché c'è un vecchio detto che da soli non si va da nessuna parte e, quindi... non c'è stato mai nessuno dai, quando mi fa pagare, insomma, è troppo, è un servizio che è entrato talmente tanto nell'organizzazione di una struttura, certo, che come si vuol dire, non badiamo a spesa. Ok, e con queste ultime battute dell'amico Ricci ringraziamo Giuseppe, ringraziamo Luca, in bocca al lupo, e eventualmente faremo un bilancio a fine stagione sperando di considerare pochi eventi, diciamo, luttuosi in mare, perché sappiamo che di anno in anno c'è qualcuno che il mare lo prende, non so, chi lo vede una volta ogni tanto, chi è abituato in città a fare una vita non parallela si ritrova, però speriamo bene. Grazie della visita, grazie. Grazie, grazie, grazie.